Se vogliono rubarti la bici, te la rubano comunque. Anche i cavo delle banche non sono inviolabili, se i ladri hanno abbastanza tempo e risorse. Però fra una bici legata male e una bici legata bene, il ladro di solito sceglie la bici legata male, perché corre meno rischi e ci mette meno tempo. Ecco alcuni consigli per legare bene la propria bici e per renderla meno appetibile ai ladri. Usare due sistemi di chiusura diversi, ad esempio un lucchetto a U e una catena a sezione quadra. Questo costringe il ladro ad avere due diversi arnesi da taglio e fare due operazioni di taglio diverse, raddoppiando il tempo per il furto. In casi estremi, usare anche tre sistemi di chiusura diversi. Ricordarsi sempre che fra una bici legata bene e una legata male con un lucchetto economico, quasi sempre il ladro sceglierà la bici legata male. Alcuni lucchetti ad archetto comprendono anche un cavo d'acciaio per legare casco, sellino e ruota anteriore. Per il casco in genere è sufficiente anche un cavetto d'acciaio con lucchetto. Macchiare con vernice il telaio della bici. Questo la rende meno appetibile per il ladro perché facilmente riconoscibile e rende necessario ridipingerla per rivenderla. Conservare una foto della bicicletta insieme allo scontrino o all'eventuale fattura di acquisto per l'eventuale denuncia se nonostante tutto venisse rubata. Non risparmiare sui lucchetti anche con bici economiche. Se usi due lucchetti da 60 euro ciascuno per tutelare una bici da 100 euro, questa può durarti 10 anni o più e i lucchetti ancora hanno il loro valore. Se usi un lucchetto da 5 euro perché la bici costa solo 100 euro e la leghi con quello, entro 6 mesi rischi di perdere 105 euro. Se è una bici elettrica, dopo averla legata, togliere la batteria, se rimovibile. Questo la rende meno appetibile per i ladri. Se è rimovibile, va tolto anche il cruscottino di comando. Se ha lo sgancio rapido, può essere utile anche levare il sellino, suggerimento che vale anche per le bici tradizionali. Legarla sempre in un posto ben visibile e legarla sempre anche quando è parcheggiata in un cortile o in un sottoscala. Se ha valore, legarla anche nel proprio box o nella propria cantina. Se possibile, legarla vicino a una banca o in prossimità di telecamere. Legarla più in alto possibile prendendo telaio ed entrambe le ruote. Almeno uno dei lucchetti deve anche essere legato a un supporto fisso, palo, cancellata, rastrelliera, archetto, eccetera. Mettere anche un lucchetto corazzato alla multiplica o al freno a disco, se accessibile. Questo costringe il ladro a portare via la bici a peso, oppure a faticare parecchio per riuscire a tagliarlo senza danneggiare multiplica o disco del freno. Ne conosci altri? Indicali nei commenti.